Ho l'impressione che tutto stia procedendo a rilento. Aspetto pazientemente che finisca questo periodo estivo per avere notizie. Il giudice ha richiesto l'approfondimento di ben 25 punti e quindi ci vorrà tempo. Diversi esperti sono al lavoro per scoprire cosa è successo a mia sorella. Io, nel mio cuore, sono convinto da sempre qualcuno le ha fatto del male. Queste sono le parole di Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in un boschetto alla periferia della città il 5 gennaio 2022, 3 settimane dopo la scomparsa. Sergio, il 7 agosto, ha festeggiato il suo 68esimo compleanno con amici e parenti, Gabriella Micheli, suo marito Salvatore Nasti, Lucia Negrinotti, la cugina Silvia Radin e Claudio Sterpin, l'uomo con cui Liliana aveva una relazione segreta. Sergio ha espresso il suo più grande desiderio soffiando sulle candeline: scoprire al più presto la verità sulla morte dell'amata sorella minore. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha soprannominato il gruppo di amici e familiari la Banda degli Onesti, un commento ironico rivolto sia a Sterpin sia a chi ha creduto alle sue dichiarazioni. Sebastiano accusa Sterpin di essere un bugiardo che ha inventato una relazione con Liliana. «Mia moglie non mi tradiva, fra noi andava tutto bene, Sterpin si è inventato tutto», afferma da quasi 3 anni. Gli amici e i familiari di Liliana, tuttavia, ritengono che Sebastiano non abbia detto tutta la verità. «Fin dai primi momenti si è contraddetto e ha avuto un comportamento sospetto», sostengono. Sul fronte delle indagini c'è una novità importante. Per risolvere il caso di Trieste è fondamentale stabilire con precisione la data della morte di Liliana. È morta il 14 dicembre, giorno della sua scomparsa, oppure poco prima del ritrovamento del corpo nel bosco? Per rispondere a questa domanda, a gennaio è stata eseguita una nuova autopsia e altri accertamenti sulla salma riesumata. Tra questi, nei prossimi giorni, sarà effettuato l'esame del microbiota, richiesto dal consulente di Sebastiano, l'ex generale Luciano Garofano, già comandante del RIS di Parma. Questo accertamento, eseguito soprattutto negli Stati Uniti e raramente in Italia, sarà effettuato dalla consulente tecnica della difesa Noemi Procopio, che collabora con Garofano. La dottoressa Procopio preleverà un campione organico dal corpo di Liliana per studiare i batteri e cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Tuttavia, la tecnica del microbiota è ancora considerata sperimentale. Sarà necessario stabilire come questa nuova evidenza potrà essere valutata da un giudice. Questo accertamento fornirà risultati certi e inequivocabili? Attualmente non è possibile dirlo con certezza, ma tutti sperano di sì. Il fratello Sergio, informato della novità, si è mostrato un po' scettico e ha sottolineato l'importanza di considerare tutte le analisi richieste dal giudice, inclusi gli spostamenti del cognato il giorno della scomparsa di Liliana. L'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio, spiega: «C'è grande attesa per i risultati della medicina legale. Un team di specialisti altamente qualificati è al lavoro e speriamo di risolvere al più presto il primo nodo, come e quando è morta Liliana. Al momento non sappiamo se il luogo dove è stata trovata sia lo stesso in cui è deceduta. La riesumazione è stata un atto doloroso ma necessario. Affidarci esclusivamente alla medicina legale sarebbe un errore già commesso in passato. È fondamentale affrontare la vicenda di Liliana incrociando i dati tecnico-scientifici con altri accertamenti, come l'analisi dei supporti informatici e la vita della vittima. In particolare è cruciale interpretare attentamente le informazioni emergenti dalle consulenze sui telefoni di Liliana. Lei cercava informazioni su come divorziare, non su come suicidarsi. È evidente che in Italia si divorzia dal marito, non dall'amante. Per quanto riguarda l'analisi del microbiota,
Si tratta di una tecnica sperimentale e poco conosciuta. Attendiamo di valutare i risultati quando arriveranno. Speriamo che il team della dottoressa Cristina Cattaneo, supportato dai nostri consulenti, il professor Vittorio Fineschi, il dottor Mauro Bacci e il collega Stefano Derrico, possa fornire informazioni rilevanti sulle lesioni riscontrate sul viso di Liliana. Questi segni indicano una colluttazione piuttosto che una semplice caduta. A nostro avviso, la donna è stata strattonata con forza e poi è accaduto qualcosa di più grave. La speranza dell'avvocato Gentile e di Sergio, come di tutti i coinvolti, è che presto si possa fare chiarezza su questa misteriosa vicenda. I nodi da sciogliere sono ancora molti. Nel sacco nero che copriva la testa e il dorso della pensionata sono state trovate tracce di insetti, probabilmente formiche. Gli esperti si chiedono come sia possibile che il volto non sia stato mangiato. L'entomologo incaricato dalla procura, Sergio Banin, ha stabilito che al momento del ritrovamento del corpo di Liliana, nel boschetto c'erano 5 gradi in meno rispetto alla temperatura registrata nel centro di Trieste. Questo abbassamento della temperatura potrebbe aver contribuito a conservare il cadavere per 23 giorni. Resta da chiarire se Liliana sia morta altrove e poi sia stata trasportata nel boschetto poco prima che un passante la scoprisse. È essenziale approfondire anche la vita privata di Liliana e le sue relazioni personali. Come abbiamo riportato, dal cellulare della donna sono stati cancellati numerosi messaggi e foto scambiate con Claudio Sterpin. È stata Liliana a eliminare questi contenuti? O c'è stata l'interferenza di qualcun altro? La cugina di Liliana, Silvia Radin, ha rivelato che Sebastiano controllava la moglie, suscitando il timore tra i familiari, in particolare nel fratello Sergio, che il marito avesse scoperto la relazione segreta tra Liliana e Claudio. Sebastiano era al corrente del desiderio di Liliana di rifarsi una vita lontano da lui. Ne avevano già discusso, oppure, come sostiene lui, le cose fra loro andavano bene. Il comportamento di Sebastiano Visintin ha sollevato sospetti sin dall'inizio. Nonostante non sia mai stato ufficialmente indagato, ha cambiato più volte versione dei fatti e ha mostrato incoerenze. Il 14 dicembre 2021, poche ore dopo la scomparsa di Liliana e prima che venisse mobilitata la polizia, bloccò il numero di Sterpin dal cellulare della moglie, impedendo all'amante di chiamarla nuovamente. Sergio Resinovic commenta: «Sono esasperato dalle sue menzogne. Non ha mai parlato di sua moglie e non si è unito a me nella ricerca quando lei è sparita. Ha presentato denuncia solo su insistenza dei vicini di casa. Il mistero di Trieste continua a essere avvolto nell'incertezza».